Ciao ragazzacci, un ringraziamento particolare a due utenti che hanno effettuato una donazione e volevo ringraziare pubblicamente. Mi sembra il minimo, quindi grazie a Michele Bazzoni e Rocco Lilla. Sì, ma non devi fare il perendrone di merda, allora! Allora, Fabio, non è un'innovazione scientifica. Certo. La boccia di Ceres scondendo la webcam e ti fai la cosa. Guarda, a saperlo prima lo facevamo ieri sera al compleanno di Rovazzi. No, ne parliamo dopo. La telefonata in piena notte di Rovazzi, anche è anche troppo così. Abbiamo cambiato telecamera, com'è? Siamo rallentati. Ti mette però a fuoco il microfono e voi siete fuori fuoco. Niente. Vabbè, abbiamo provato. Abbiamo provato, dai, sono le due, inizia lo zoo, abbiamo provato. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Tranquilli, sto benissimo. Anno nuovo, malattia nuova. Ecco, certo. Quale? La non finisce frasite. Lo so, sarà molto fastidiosa, ma cercherò di leggere. Okay. Bene, certo. Ora andiamo a presentare in console l'incredibile Pippo Pa. Ho il sentore che perderò il posto. Ecco a voi Fabio A. E poi dalla città dei culoni, ecco a voi Paolo Noi. E Marco Manzoni. Ma basta. Dai, alla fine sono andato abbastanza bene. Ricordo a tutti gli ascoltatori che se vorranno potranno scriverci direttamente dal loro telefono al numero 342 4115 100. E adesso iniziamo. Sì. Sì. No. Sì. No. Mamma mia. Come si angonfi, Marco? Mamma mia. Immagino. Nel mondo che non ha rap. Gole. Le ore in good times, le ore in good times, le ore in good times. Questa ce la fa. Non ti molla mai. Non ti molla mai, non ti molla mai, non ti. No. Anche lei è contagiata. Geniale. Sto cazzo. Siamo stupidi, mamma mia. Oh. C'hai proprio ragione. No, anch'io. Benvenuti allo. Paolo. Non lo sto parlando di problema. Sto cazzo. 105. Zoo di 105. Sì. Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno Italia, buongiorno. Spider-Man, figlio di puttana. Buon giovedì. Allora, ieri sera alcuni componenti dello Zoo di 105 hanno partecipato al compleanno. Compleanno è un po' riduttivo, questa festa reale. Al giubileo di Fabio Rovazzi. Allora, io a un certo punto sono sul divano con mia moglie, proprio, sai, devastato, distrutto, e continuo a squillarmi il telefono, videochiamata da Fabio Rovazzi. Esatto. Che cazzo? E non gli rispondo. Poi mia moglie fa: cazzo, il suo compleanno, poverino, fagli gli auguri. Vabbè, da hai ragione. Rispondo e c'è lui abbracciato a Barbara D'Urso. Sì. Ma perché Pippo Palmieri che salta fuori da. Ma che compleanno è? Ma dove bellissimo. Eravate? No, bellissimo. Galleria da cracco. Eravamo da cracco, ma al terzo piano, cioè sala riservata. Dai, fammi l'elencone VIP. Dai, che VIP ma allora, tanti io non li conoscevo, penso che fossero famosi su YouTube. Cioè, sì, le facce le conosci perché magari le hai viste in rete, però non so dirti come si chiama. C'era Nina Zilli, Dante, c'era Danti. Siamo usciti spesso sul balcone a prendere un po' d'aria con Nina Zilli e Danti. Troppa aria abbiamo preso. Abbiamo preso tutti un sacco di colpi. Scusa Fabio, siccome siamo anche in video, ti faccio un gesto, per caso guardami, hai fatto... No, quello no. Si chiama Roger Rabbit. Questa dobbiamo raccontarla però. C'è nella puntata di domani della vera storia dello zoo. Però ti posso dire che io non ho cercato di fare Roger Rabbit, ma il buon Musazzi ha passato tutta la sera a raspare negli angoli per cercare di fare Roger Rabbit. Lo salutiamo. C'era Musazzi? C'era il buon Musazzi con la sciarpa di Hermès, bellissimo. Ricco. E poi c'erano un po' di personaggi, produttori e autori. Chi cazzo c'era ancora? Boh, basta. Io non mi ricordo
nessuno. Un po' di ma figa. Ha pagato tutto Rovazzi? Io non ci credo. Ma no, se gliel'avrà offerta a Cracco. Non è come quella merda di Vaporidis. Avrà pagato Cracco, avrà pagato, no? Quanto non siamo VIP noi, che bella questa cosa. Rimarremo sempre proprio pattumiere. Questa è una roba che mi rende orgoglioso. È bello essere pattumiere. Aspetta, perché ci siamo persi tutte le occasioni fondamentali del compleanno, tipo il taglio della torta, eravamo fuori. No, aprono i regali, eravamo fuori. Arrivavamo sempre quando era tutto finito. Ma Fabio, parla per te. Sicuramente Palmieri era al centro della torta. Io ero ovunque, ragazzi. Allora, se andate sul profilo di Pippo Palmieri su Instagram, c'è un riepilogo dello schifo che fa quest'uomo. Una roba. Ho abbracciato Barbara. Così. Ma ragazzi, il numero di Negroni. Il numero di Negroni che ha ingurgitato Palmieri. Bellissimo. Vabbè, ma Rovazzi non è un razzista. Oh, comunque, veramente la D'Urso è veramente bella dal vivo. Cazzo, una bella figa ancora. Sì. Non è mai stata brutta la D'Urso. No, non si sapeva, non si capiva perché con la luce in faccia. Ah, dici, gli occhi erano belli. Aspetta, che c'ho l'aneddoto. Allora, a un certo punto, lei e Rovazzi vanno sul balcone lì con vista sulla galleria del Duomo per farsi un selfone. Allora chiedono a un tizio lì se gli fa la foto. E lei dice, guarda la foto e dice. No, c'è poca luce, c'è una brutta luce. Alla fine eravamo in quattro con i flash. Sai la cazzo, l'avete ricostruito lo studio di Pomeriggio 5. E io gli ho detto, Barbara, noi pensavamo fosse una leggenda, invece è vero, cazzo. Mamma lei senza mia. Il bianco sparato in faccia non riesce. Vabbè, comunque auguri Fabio, grazie per aver devastato metà della mia squadra, grazie di cuore come sempre. Che botta. No, ma ragazzi, ma avete letto sta notizia meravigliosa? La lettera di 260 super ricchi che chiedono di pagare più tasse. Sono dei grandi. Ma questa è veramente la barzelletta più grande del mondo. Non so più cos'è reale, ragazzi. Allora, sapete che c'è questo evento che io amo tantissimo, no? Che è il World Economic Forum, dove ieri tra l'altro c'era un Mazzoli che è salito sul palco e non so chi fosse perché stamattina non stavo cagando. E ha cantato solo figlio di puttana. No, è salito sul palco e è partito proprio ma a manetta, figli di puttana, bastardi, infami. E loro, ragazzi, volete impossessarvi del mondo, dovete morire tutti voi e le vostre imposizioni di merda. Voi i vostri insetti, mi è parso di capire. Mangiateli voi i vostri insetti. Comunque ci sono questi 250 miliardari che vogliono pagare più tasse, no? Facciamolo. No, ma scusa Fabio, ma poi vai a vedere chi sono e scopri che o sono residenti o la loro azienda ha sede in luoghi dove le tasse praticamente non esistono, paradisi fiscali. Allora dico, è un classico. Scusami, allora dai, ma per favore. Scusa, ma questo super ricco non può prendere il suo super yacht, la sua super macchina, andare super fanculo. E andare super fanculo e andare in un paese povero e fare del bene. No, mettere dei pozzi d'acqua. Lo fai su un palcoscenico dove tutti ti guardano, tutti i tuoi simili. C'è un paese del terzo mondo dove vanno date delle scuole, degli abiti, del cibo ai bambini. No, devi venire a pagare l'IRPEF della Lombardia. Basta, vieni a pagare l'IRPEF in Lombardia. Vieni, ti aspettiamo a braccia qualsiasi azienda tua. Ma non ci pigliamo per il culo. L'Apple paga 1.000 lire all'anno di tasse. Sì. 1.000 lire, con le lire ancora. Sì, ma poi la redistribuzione della ricchezza in paesi che sono già ricchi, a che cazzo serve? Niente, a far arricchire altri, che poi sono tutte prese per il culo. È un po' come quella domanda che ti poni. Stamattina Paolo arriva e mi fa: oh, ieri sera ho visto un film, Marco, non ci puoi credere. No, il thriller, non l'ho visto. Un orso che praticamente trova un panetto di cocaina fatto come un cane, l'orso ammazza tutti. Allora lì abbiamo immaginato la scena di questo che arriva in una casa di produzione e dice: buongiorno, salve, avrei un'idea della Madonna, vorrei fare un film dove un orso trova in un bosco un panetto di cocaina, si fa come un cane e praticamente ammazza tutti. E mi immagino e tutti, cazzo che bello, lo Spielberg della sito. Ma dice, minchia grande. Ma no, in realtà secondo me è il cugino, sai, il cugino quello proprio sfortunatello, insomma, Piero Netflix. Sì, esatto. Pier Piero. Sì, o Gianfranco Amazon. No, Fabio, sai quel parente sfigato che non si incura nessuno, che ogni anno va dallo zio e dice: zio, guarda che ho scritto sta trama. Ma ragazzi, allora, noi passiamo tantissimo tempo a redazionare questi titoli, ok? Sì, sì. Perché Cocaine Bear doveva essere una roba fatta da noi in un redazionale. Esatto. Poi accendi Netflix e lo vedi realizzato. Non sai più cos'è reale. Certo. Guardate il trailer, per piacere, allora, perché sembra una presa in giro. Se volete un trailer figo, andatevi a guardare Sharknado.
Adesso no, insieme l'ho visto. Adesso l'ho insieme agli squali ci sono anche i piragna, bellissimo. No, che finiscono il lavoro, è stupendo. Visto. Beh, Titanic 2, scusa, Titanic 2 è un capolavoro. Sì. No. Ma che la stessa nave. Ma non è su stesso percorso. Non è su stessa tragedia. Ma chi è lo stronzo? 100 anni dopo le stesse sorti. Perché? Immagina il cazzo, io il film non l'ho visto, però mi immagino uno che sale sopra e dice ho come una brutta sensazione. Vedi tu? La storia non ti ha insegnato nulla, coglione. Vedi tu? Invece ieri sera ho guardato, mia moglie mi ha costretto a guardare la storia di questo chirurgo toracico italiano, Paolo Macchiarini. Sì. Mamma mia, che angoscia. Un folle, cazzo. Madonna, che angoscia. È su Netflix, guardatelo. C'è anche un film poi hanno fatto sulla sua vita. Lui era considerato il mago dei trapianti di trachea. Un genio proprio. E ha creato una trachea artificiale di gomma. Una roba, ma una merda. Ha preso il tubo, sai quello flessibile che metti per gli scarichi del lavandino? Bravo, sì. Però gli ha fatto una forma un po' più simile a quella della trachea, certo. Tra l'altro ne ha installata una a una ragazza ed era più corta di 3 millimetri. E gli altri medici, oh, ma è tutto vero, tutto documento. Gli dicono, guardi dottore, che è troppo corto. Non ci arriva. Sì. Ma sì, dai, va bene lo stesso. E gliel'ha messa lo stesso. Sono morti tutti tranne una a cui sono riusciti a levare questa protesi e comunque a salvare la vita. Però, insomma, una vita compromessa. Gli hanno messo il tubo dello Scottex. Adesso ma funziona fino a un benissimo. Certo punto lui era considerato un genio. Lui si definiva Dio. Le sue mani erano le mani di Dio. E rischiava di vincere anche un premio. Sì, sì. E poi dopo si scopre che è un ciarlatano. Pazzo criminale assassino pazzo. Vampiro. La storia privata poi a Lucia. Guardate, non voglio spoilerare nulla. Vabbè, ormai comunque, è un po' angosciante. Perché... Sì, ma lui per tutto il percorso, per tutto il racconto, lui ha sempre questo ghigno come per dire: tanto che cazzo volete farmi? Alla fine sono morti 7 pazienti. Sotto le sue mani, appunto per praticamente a causa, tutti quelli operati. Praticamente tutti quelli operati. E lui probabilmente forse farà 2 anni e mezzo di carcere. Poi c'è la condizionale, una roba e l'altra. Vedrai che ma infatti, io dopo aver visto il film non compro più le trachee all'Eurospin. Quando le vedo in offerta, dico: no, non lo prendo più il pacco di trachee. Ma c'è una trama, ragazzi, invece, che ci tiene incollati alla radio ogni settimana. C'è una puntata nuova della promessa. Sapete che purtroppo Nappa, la cameriera, è morta in questo rogo. A causa di una idea, diciamo, malsana di Don Alonso di lasciarla legata a un water ad aspettare lì al caldo mentre loro cercavano di comprare dei pompelmi. Questa era la trama della puntata precedente. Sì. Credo che oggi abbiamo toccato veramente il fondo. È la puntata numero 28 de La Promessa. Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La promessa avrà particolari di amore. Avrà secretos che non ti saldranno in fuera. Sarà tan bello come il vuelo di un avio. La promessa. La soap opera a prova di scena. Alla promessa, anche chi muore si rivede. Nella puntata precedente, Don Alonso e il figlio Manuel con la barba avevano deciso di lasciare la cameriera Nappa legata ad un cesso, mentre la villa in cui si trovavano era in fiamme. Ma non posso venire anche io a chiamare i pompieri? No, Nappa, non ti farei mai correre un rischio del genere. Tu rimani pure qui al caldo e mi raccomando, non uscire per nessun motivo fino a quando non saremo tornati con i pompelmi. Por favor, forza Don Alonso, me faccia venire con lei. Vorrei venire a chiamare i pompieri. Por favor, Don Alonso! Basta, ora mi stai davvero facendo scricchiolare le palle. Figlio Manuel con la barba, lega la cameriera Nappa a questa bella statua in onore di Gianni Morandi. No, no, non lasciatemi qui, Don Alonso, la prego, ci ripensi. Ma al loro ritorno... Temo che quelli siano proprio i resti della cameriera Nappa. Mi stai dicendo che la cameriera Nappa se n'è andata via lasciando qui un pezzo di sé? No, padre, sto dicendo che la cameriera Nappa... È morta, schiattata, defunta, terminata, andata dall'altro mondo, tirata le cuoie, secca! No. Piange male. È attore. Infatti, grazie all'aiuto di Donna Storpia, madre di Don Alonso, e maga con i proverbiali controcoglioni,
cameriera Nappa tornerà in vita grazie a questa pozione magica che ho preparato. Coda di frocio, nettare di fica, peli di culo, occhi di bocelli, nido di merde, scappellumus, bacia scrotolus, metti la cacca, togli la cacca, fai tornare in vita la cameriera Nappa. La cameriera Nappa viene miracolosamente riportata in vita. Ma non si dopo può. Che l'incendio appiccato dal malefico Mr. Outfit l'aveva ridotta a un mucchietto di cenere a malapena scopabile. La promessa, ma malapena è possibile. La particola di amore in movimento. La promessa ya será cuestión de suerte. Purtroppo la magia riesce solo in parte. E presto tutti si accorgono con orrore e disgusto e forti bestemmie e copiosi sputi che la cameriera è tornata in vita con almeno un paio di chili di troppo. E allora? Oddio! Cameriera Nappa, se pensi di poter dimagrire a forza di lacrime, ho una brutta notizia per te. La Salernitana ha perso in casa col Brescia. Quindi, padre. Ma cosa cazzo c'entra la Salernitana che ha perso in casa col Brescia? Col fatto che la cameriera Nappa è stata resuscitata con 2 chili di troppo. In effetti c'è qualche manico dell'amore. Non lo so, figlio Manuel con la barba. Ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente. È la prima volta che mi trovo a che fare con una resurrezione ingrassante. Tu per caso hai idee migliori? Beh sì, secondo me stiamo esagerando un po' la cosa. Alla fine dei conti, fino a ieri, la cameriera Nappa era morta. Quindi se anche è tornata in vita con un gravissimo disgustoso inestetismo estetico nella forma di ben 2 chili, insomma diventata un po' la panzona. Dovrebbe essere comunque contenta. Figlio Manuel con la barba, sei davvero un cretino dalla faccia ai piedi. Guardala là. Vabbè, 2 chili. Guardala là. È un mostro, un essere deforme, un assurdo scherzo del destino. Chi potrebbe mai desiderare di vivere con un simile fardello sui fianchi? Cosa hai detto? Padre. No, io dico che dobbiamo porre fine alle sue sofferenze. Ma no. Forza, figlio, strangola là. No. Chi invece non si spaventa di fronte al lardo in eccesso è Don Alonso Outfit. Da oggi il sito più cliccato dagli annunci del vestir bene per risparmiare meglio allarga la sua offerta anche alle taglie forti. Digita il promo code EI, c'è un ciccione nello specchio, e approfitta degli incredibili sconti su tutti i capi d'abbigliamento extra lardo. Ma Lancia. Che sei, sordo? Ti ho ordinato di strangolarla la. No, Don Alonso, grazie per il pensiero, ma non voglio morire un'altra volta. Almeno non prima di aver scoperto il responsabile dell'omicidio di mia madre e madre e del rapimento del mio fratellino neonato Junior. Ah, è vero, mi ero dimenticato che sei venuta alla la promessa per indagare sui terribili fatti che ti hanno resa orfana. E la parola la che si usa per designare uno a cui hanno rapito il fratello. Però mi pare che fino a ora non hai fatto molti progressi nella la tua indagine. Don Alonso, scusi se cambio argomento, ma credo che ci sia qualcosa che non vada in lei. Anche io ho notato qualcosa di strano. Padre. Sì, non ci fate caso. Da qualche tempo mi è venuta la ite. Cos'è? Una rara malattia che ti fa balbettare solo sulla sillaba la. I dottori dicono che è molto grave e se non mi sottopongo a cure immediate peggiorerà rapidissimamente fino a portarmi alla la follia. Ma Don Alonso, ce lo dice solo ora che ha la ite. Presto, signor Manuel, corra al telefono e faccia venire immediatamente qua un ospedale. No, fermo, figlio, non posso rischiare. Se si venisse a sapere che io, Don Alonso, proprietario del prestigioso sito donalonsooutfit.it, leader mondiale dello shopping online, sono gravemente ammalato. Le azioni di donalonsooutfit.it crollerebbero a picco. Sì. Padre, ma hai sentito cosa hai detto prima? Se non ti curi, ti rendi tutto pazzo, scemo cavallo! Cioè, curati, cazzo, c'è una certa età, padre! E allora correrò il rischio. Se la cameriera Nappa può sopravvivere con addirittura 2 chili di troppo, io potrò tirare avanti anche da pazzo.
Non mi pare. Ma don Alonso, cosa succederebbe se qualcuno de molto vicino a lei sfruttasse la sua malattia per soffiarle la sua amata azienda da sotto il naso? Non dire assurdità, cameriera Nappa. Chi potrebbe essere mai così pirla la 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 da tentare di portarmi via la 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 mia amata azienda? La 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 la. Signor Manuel, difficile fare la risata bipolare. Infatti, signor Manuel, ma perché ride come i cattivi bipolari dei film? Infatti, smetti la 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 la. Smetti la 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 immediatamente. Padre, padre, ho atteso a lungo questo momento. Il momento in cui mi vendicavo di tutto il bene che mi hai fatto. Mi hai fatto troppo bene, padre. Come? Bene, fa male. Di cosa stai parlando? Sì, più chiaro. Ti spiegherà tutto il mio legale di fiducia. L'avvocato Covato. L'avvocato Covato? Ma c'è un altro oscuro male in agguato alla promessa. Di cosa si tratta? Non ci resta che scoprirlo. Salve, sono l'avvocato Covato. Don Alonso, questa è un'ingiunzione del Tribunale di Cordova, nella quale si richiede una perizia psichiatrica per stabilire se lei sia ancora in grado di intendere e di nuotare. Nel caso dovesse risultare non idoneo, tutti i suoi beni passerebbero immediatamente al mio assistito, suo figlio Manuel con la barba. Che so io! La perizia? La perizia? La No, don Alonso, non sbalvoli proprio adesso! Che peccato che fa solo la la la! Se facevo pure a sereie, facevamo un bel karaoke! Dove stiamo andando? Che schifo! Madonna! Che ciarpane! Che schifo! Che cazzo! Io amo sta roba! Perché? Comunque Pellecchi è il numero uno del mondo, sì. Numero uno. Ragazzi, mi fate fare un saluto speciale a un nostro ex collega Squalo, che purtroppo ha perso la mamma. E ieri mi ha mandato un messaggino, veramente mi ha spezzato il cuore. Quindi, Squalo, ti abbracciamo forte, tutta la squadra dello zoo. E vienici a trovare, dai, almeno ti facciamo fare due risate. Che Fabio ti vorrebbe tanto in onda con lui sempre. Sempre, sì, qui al mio fianco. No, proprio addirittura seduto su di me. Guarda, sarebbe il massimo. Esatto. Adesso parte gli scherzi, veramente. Un abbraccio grosso, caro Squalino, ti vogliamo tanto bene. Detto questo, torniamo a essere delle bruttissime persone. Orribili, molto cazzo, brutte, bello. Molto brutte. Siamo delle persone veramente inarrestabili. Scostanti. Sì, gli inarrestabili della radio, mi fai bello, piace, vecchia come cosa. No, perché stiamo lavorando su uno spot nuovo televisivo che ci ha chiesto di fare dello zoo. Stiamo cercando delle idee per fare una roba figa. E inarrestabile è bello, però, Bello, sì. No? Gli allegri mattacchioni. No, quello è brutto. Vieni a fare parte della nostra comitiva. Ce l'ho. Music and Fun, ti piace? Ah, no, l'ha già fatta. Era Sex, Fun e Rock and Roll. Uno degli slogan. No, vabbè, ma il nostro ex presidente, a cui ero molto affezionato, aveva delle idee un po' così. Ogni tanto avevamo in onda, cioè, non sto scherzando, è tutto vero, li trovate i jingle. Avevamo Stanlio e Olio. Sì. Ma stiamo parlando di 10 anni fa. Sì, Stanlio e Olio che facevano musica e buon umore. Te lo giuro. Paolo, te lo giuro. Stanlio e Olio anni 20, cazzo. Paolo, te lo giuro. Avevamo i jingle in onda con musica e buon umore. Te lo giuro. Scusa Marco, vorrei ricordarti che all'inizio Radio Bau doveva chiamarsi in un altro modo. Radio puntini 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 puntini. Puntini, puntini, puntini. Bau. Cane. Era. Quindi lui ci ha esposto il progetto dicendo: ho avuto una bella idea per fare delle radio dedicate agli animali domestici. Le chiameremo Radio Cane e Radio Gatto. E noi gli abbiamo detto: guarda Alberto, ma tu ci hai pensato? Suona fortissimo, bellissimo. No, gli abbiamo detto che quando uno lo dice veloce. Immagina i jingle. Sei su radio, capito? Cioè, i jingle devono essere così. Fatti in Veneto. Sei su radio. Radio. Ah, ma. No, perché l'eco era ingannevole. Neanche certo, l'eco. Faccio l'eco su ra. Sei su rara. Sei su rara. Vabbè. Non era fortissimo con gli slogan. No. E poi
un giorno mi chiama su al terzo piano e mi dice: c'è questa nuova campagna che sto facendo nella radio. Cioè, Radio 105 è sempre stata negli anni 90 una radio molto giovane, mettevamo musica dance, ma non c'era niente di rock, cioè pochissima roba rock. E lo slogan era sex, fun e rock and roll. E io ho detto: ma chi è lo stronzo che ha scritto sta cagata? C'era seduto sto signore con i capelli lunghi, numero uno dell'agenzia pubblicitaria più importante di ma d'Italia. Lui del mondo. Imbarcavi facile. Sì, sì, mi guarda e mi fa: l'ho scritto io. Io ho detto, ma è una merda. Sei la sincerità, tu hai detto, no, appunto, dico, mi sembra una stronzata buttarla via per una cosa del genere. Tienila, tienila. Però è stato precursore, perché poi ne abbiamo assunti tanti di cani. Sì. Beh, è un po' un canino la nostra radio, sì, devo dire. Dovremmo abbaiare tutti. Mamma, quanti ne abbiamo visti passare. Alcuni sono ancora qua, eh. È il personal trainer, dai, meraviglioso. Lui è stato però una nota di colore interessante. Ma bello come riso. Mamma mia, grande, bello. Perché Sassà di Mykonos? No. Sassà di Mykonos è durato. Non gli hai dato neanche la possibilità di esprimersi. Ma no, Sassà di Mykonos è durato uno sputo proprio. Sì. Cioè, è venuto in onda un minuto, basta, se proprio l'ho distrutto. No, però ricordiamo qual era la capacità principale di Sassà di Mykonos, quella di indossare al posto delle mutande un elefantino. Sì, faceva di lui un grandissimo comico agli occhi del nostro presidente. Ragazzi, il top del top è stato quando voleva assumere il ballerino di Fame. Come si chiamava lui? Leroy Johnson. Che credo che sia scomparso. Credo sia, sì, è deceduto, però lui era famoso per essere un bravissimo ballerino. Allora quando gli chiese: ma mi piacerebbe tanto, vedi come spicca di nodo, lui fa: ma io ballo. Allora gli fa: balla in onda. Mi immaginavo il programma così. Alza la base, Pippo, vai, alza. Sta andando la musica. Entra lui. Basta, fai partire la prossima. Fai il gitano. Con le nacchere. Ci abbiamo i tamarri, andiamo, vai, Pippo. Tamarri. In questa puntata, Giovannino e Massimino sono alla ricerca di una ditta di trasporti per portare a Milano 500 scimmie che hanno comprato da un rumeno. Detta così. Come ti chiami? Biancaneve, siete cazzi? Cos'hai detto? Sono Massimino di Quarto, e voi fate i trasporti con i furgoni? No, guardi, noi siamo fondamentalmente spedizionieri doganali. Praticamente cosa succede? Cioè, vi do a voi le cose e voi le date a chi le deve portare dall'altra parte? Ma per dove, mi scusi, e di quali materiali? Allora, praticamente noi abbiamo comprato 500 scimmie da una persona in Romania e dobbiamo portarle qua in Italia. Ma siete in possesso di tutta la documentazione necessaria, di tutti i permessi, potete farlo? Cioè, non è una cosa così che uno prende... Esatto. Sì, no, io non ho mai comprato delle scimmie. Praticamente con mio cugino l'altra sera ci stavamo facendo come i cani, c'è sta cosa, c'avevamo un numero di questo rumeno, no? Che c'ha gli animali, allora come mio cugino mi è venuto in mente: perché non compriamo 500 scimmie? Probabilmente ha detto anche un po' come una frase che era tutto fatto. Allora, però alla fine l'abbiamo comprato, gli ho fatto anche il bonifico. Ok. Però mi dispiace, però noi non trattiamo questo tipo di cose, soprattutto in ambito privato. No, ma mi magari perdono. Se lei mi dice che i documenti servono di questi 500 documenti, mi sembra tutta una cosa no, molto... No, ce li abbiamo i documenti. Ce li abbiamo i documenti. Tutti, sono numerati, sì, nomi, la nascita, sì, la famiglia, ma sto parlando. Mi perdoni, guardi, ci sono tante aziende, può chiedere a qualcun altro. Ha capito, stai schifando, non ho capito cosa ti ho fatto. Non è che ti ho messo mi le 18 perdoni, nella guardi, casa della posta. Facciamo, ma cosa devo facciamo? Perdonare? Che sono Gesù Cristo che devo perdonare? Stai dicendo. Oh, scattare il pitbull. Queste sono le persone che rovinano la società, che non amano gli animali. Come hai fatto 500 scimmie? Scusa. Giustamente. Sì, chi è che parla? Sono Giovannino, ciao, ti do del tu così facciamo prima. Ciao, stiamo... Giovannino. Dimmi. Ciao, grande. Senti un attimo, ti do un'informazione. Io devo importare dall'estero un po' di scimmie. Allora, Giovanni, lasciamo stare perché io non faccio l'estero. Ma aspetta, fammi finire. Non capi. Io praticamente ti faccio arrivare al confine. Che arriva l'altro camion che entra e scarica la merce e te la consegna da portare poi da noi a Milano. Hai capito? No. Senti, come possiamo metterci d'accordo? A parte gli scherzi, le battute che fanno ridere, te che dici no. Che non te le prendi. Beh, sto parlando, coglione, che ti sto dicendo che ti do uno schiaffo se non me le vai a prendere. Pezzo di cretino. Ma pensa a te. Cazzo sei? Che cazzo fai? Pensi di chiudere la telefonata così e di risolvertela? Ma chi sei? Sono Giovannino ancora, che cazzo te
lo devo dire. Non è che se tu mi chiedi tre volte chi sono, non è che se mi chiedi tre volte chi sono cambio nome. Tu sei Giovanni. Ma in culo, di scemo, ma pensa adesso, cretino dal paio. Tamarri. Che telefonata è? Che cosa ho detto? Beh, sono Mattia, buonasera. Come ti pettini. Personaggissimo, tu sei il trasporti? Furgoni, trasporti? No, tu? Io no. Cioè, oddio, qualcosa la trasporto, però roba piccola che si infila nel naso. Senti, invece di fare simpaticissimo, prima che vengo lì e ti infilo il cotone in una narice, mi metto il liquido nell'altra e ti svapo. Volevo sapere, c'hai furgoni, trasporti, questa roba qua? Stai pensando, una roba difficile. Guarda che non è l'esame di scienza alle elementari. Ma scusami, mi spieghi cosa vuoi? Cioè, cosa te lo sto chiedendo da 20 secondi, ti sto dicendo, trasporti, furgoni, devo trasportare delle merci. Nelle merci da dove? Cioè, porta pazienza, io ti ho risposto correttamente e mi no, non mi hai risposto correttamente, se no non facevo neanche la ziguli al telefono. Scusami, ti ho risposto, buonasera. Ma che stiamo facendo? La gara chi ce l'ha più lungo? Ti sto dicendo, ce l'avete sti cazzi di furgoni, trasporti, sì o no? È un sì o no? Sono precipitando. Sto cadendo nella follia. Sto andando giù nel dirupo della pazzia. Sono pazzo. Buonasera. Sono impazzito. Dov'è quella che mi ha messo giù la cornetta in faccia? Devo staccargli i molari, ma non tutti, uno per volta. Scusi, ma chi... alterni, così faccio piano forte. Ma chi è lei? Mi dica sono che cosa mi sono la bocca come una farfisa. Pipi, il soffio nella sva. Sono Massimi di quarto, ho chiamato prima per sapere se è un furgone, devo fare dei trasporti. Allora, guardi, noi non lavoriamo con gente del genere, quindi può chiamare qualsiasi altra compagnia di trasporti. Adesso gente del genere adesso. Oh, scema di merda, vedi di rispondere bravo. Che cazzo fai, insulti? Sei impazzito completamente. Senti Giovanni, parlaci te con sta gente che non se ne riesce a venire a casa. Aspetta, ci provo io, dai, perché ti vedo un po' agitato oggi. Sì, mi sta che sta questo delle scimmie mi sta mandando fuori di testa. Da quando bevi acqua frizzante. Buonasera. Buonasera, signora. Sì, mi dica. Sì, salve. Senti, fate i trasporti voi? Sì, se facciamo trasporti, in che senso? Devo trasportare degli animali dall'estero in Italia. Furgoni, però non sono adibiti a trasporto di animali, solo di cose, oggetti. Sì, no, ma gli animali non è che sono grossi, sono scimmie dentro delle scatole tranquille, quindi nel senso che sono già impacchettate. Dobbiamo fare una roba con le scimmie, abbiamo ordinato 500 scimmie. E quindi scimmie. Che cazzo ridi? Non ho capito, ma pensate. Sì, 500 scimmie, qual è il problema? No, sono tante. Beh, comunque l'abbiamo salvato. Senti, vabbè, senti, però alla fine non mi hai detto il costo del furgone, diciamo, perché problemi di soldi non ce ne sono. Io chiedo solo conferma al mio titolare del... Chiedi un po', chiedile adesso, così non stiamo a richiamare, vai, sbrigati. Con calma, no, arrivo. Mi piace che sei sgamata, sei. Sì. Ok, ti spacco. La sua chiamata è stata messa in attesa. Sì. Adesso sta andando in secondo 500 scimmie. C'è uno che deve trasportare 500 scimmie. Il furgone conti il più grande che abbiamo, con 800 km inclusi. Sì. Ha detto che tua madre è puttana, Giovanni, l'ho sentito. Che cazzo fai, cogliona? Ha caduto il telefono, sta ignoranta di merda. Ti sei fatto dire figlio di puttana. Ma ti giuro che quando legge il furgone lo sfascio tutto. Figlia paura. Panico, paura. Non è vero. Paura. Paura. Ha detto che sei figlio di puttana. Ma non è vero. Era anche carino, gentile. Sì, è stato gentile su 40 minuti al telefono. Mamma mia. Quanto costava sto? Mi è venuta voglia di 280 euro. Solo? Sì. Cazzo, infatti mi è venuta voglia di prendere 500 scimmie. Beh, ne hai avute anche più di 1000. Ne hai avute sulla spalla. Cari ascoltatori, ormai lo zoo è praticamente formato da cinquantenni che necessitano costantemente di pause produttive. È vero. Segnatevi il prossimo stop dello zoo, che andrà dal 18 al 22 marzo. Ah, sì? Così è deciso. No. Andiamo in pace. Ma va. Siamo in ferie per Pasqua, veramente. Ma mai, mai, non ci fermiamo più, mai più. Ma mai più proprio, perché mai 18, più. 18-22. Scemo. Uè, amico dei VIP, hai rotto il cazzo, cretino. Come amico dei VIP?
sei loro che sono amici miei, mi chiedevano le foto. Sai ancora di Barbara D'Urso, sai ancora. C'è il profumo addosso. Tanto sulla punta dell'uccello, quindi. Non è una Red Bull, cretino, è ginger lemon probiotico sparkling beverage. Ah, quella roba che ti uccide in 3 settimane. Sì, l'ho letto. È ginger e limone. Guarda, amica, gli ingredienti dietro. Leggi, sono di buon umore. Leggi. Allora, aspetta, ingredienti: acqua minerale. Carbon dioxide, l'anidride carbonica, esatto. Apple juice, succo concentrato, poi c'è ginger juice, lemon juice, poi c'è juice. Citric and acid adiculant, acido citrico, e probiotic culture, Bactylus coagulatus nuovus, che è quella che fa venire la clamidia. Ma che cazzo stai dicendo? L'ho letto adesso, in questo momento, su Wikipedia. Però dovrò fare una bevanda che fa venire la ragazzi clamidia. Io un nuovo eroe. Allora, sapete che ci sta svolgendo, no, il World Economic Forum. Sì. A un certo punto sale sul palco uno a fare un discorso. No, non è uno, è il presidente, mica il presidente dell'Argentina, no? Non è il presidente dell'Argentina. No, allora, il presidente dell'Argentina ha fatto un altro discorso. Il presidente dell'Argentina è un Donald Trump più spettinato, che sembra impossibile. È vestito male. No, vabbè, non è vestito male, è un pazzo furioso. È quello, allora, della sega. Non so chi è questo. Allora, aspetta, vi faccio sentire l'audio. Sono influente per parlare al World Economic Forum. Non so, adesso lo scopriremo. Aspetta un secondo, senti qua. I appreciate the World Economic Forum providing me the opportunity to be on this stage and say fuck you Klaus Schwab and fuck your new world order. We the people were born free, we will stay free, and you and all of your globalist friends, including everyone in this room, can go fuck yourself. È il mio nuovo eroe, ragazzi. Io sospetto, Marco, che sia stato fatto con l'intelligenza artificiale. No, cazzo, no, è impossibile. Secondo me sì, Marco. Anch'io ho avuto il sospetto, invece no, cazzo, vai a vedere. No, l'ho guardato il video stamattina. Anch'io avevo il sospetto, ho detto cazzo, ormai riescono a fare qualsiasi cosa. Cazzarola. Forse abbiamo trovato l'inganno dell'intelligenza artificiale. Cioè, vediamolo al contrario. L'intelligenza artificiale ci fa dubitare della realtà. Pensa. Ma vedi. Quindi mette in condizione le persone che architettano. Vabbè, ma scusa, guarda che l'arma più potente che hanno utilizzato negli ultimi 4 anni, cioè, adesso si chiama fake news. Esatto. Adesso si trasforma, ma vai lì. Sì, allora, oppure, vabbè, ci sono 4 etichette, sai che sei complottista, terrapiattista e tu... Intelligenza artificialista. Sì, beh, c'è tutta una serie di robe, ma è normale per metterci sempre uno contro l'altro. Però sta cosa che mettere in dubbio la realtà, perché adesso riesci a fare un deepfake profondissimo, si vede. Inganno. Anche il video che ha fatto Striscia la Notizia dove... Però ti hanno insinuato il dubbio. No, dai, chi? Cioè, adesso tu hai il dubbio che il video della Ferragni che parli. Lascia stare quello, però tu adesso hai il dubbio che una persona sia salita su un palco così importante a mandare a fare in culo i grandi potenti. No, tra l'altro, Fabio, se guardi, c'è Klaus Schwab, il pezzo di merda, e l'altra stronza infame anziana che si alzano e se ne vanno. Vedi anche gli sguacci. Cioè, avrebbero dovuto fare un lavoro della Madonna. No, basta tagliare lo schermo in due. Lo fa Palmieri con il cellulare tutte le domeniche quando va a fare le sue cagate. Indagheremo, chiediamo gli guarda, i nostri ascoltatori sono più bravi di noi in queste cose. Hanno più tempo, Marco. Andate tempo a indagare. Allora, aspetta, vi dico il nome del tizio. Aspetta, si chiama Damoni Mani dovrebbe essere quello che l'ha pubblicato. Comunque, vediamo se è vero o falso. Intervento è fake, cerca Damoni Mani. Ah, vabbè, vedi? Basta un battito di ciglia, basta. Basta, finito. Ci hanno rovinato la giornata. Non è più l'eroe, basta. Non è più l'eroe, è già triste. Non hai né santi né eroi, Marco, cioè. Siamo solo noi. Allora, andate. Effettivamente, che uno salisse su un bike così importante. Avevo un eroe, però ho un'altra chicca per voi. Questa, tra l'altro, l'ha trovata la chicca. Allora, puoi scoprire il tradimento del partner guardando una precisa parte del corpo. Dammi la base giusta. Sto cazzo, sei sporco. No, sei sporco, certo. O se puzza di vagina, certo. Allora, fino a qualche tempo fa, gli esperti sostenevano che tu potevi sgamare il tuo compagno se lo guardavi negli occhi, gli facevi certe domande. E lui spattiva le mani. Alcuni tic potrebbero svelare se effettivamente ti sta mentendo o meno. Questo scienziato dice, questa esperta, una donna tra l'altro, che in realtà si può scoprire se il tuo partner o la tua partner ti stanno tradendo guardando i capezzoli.
Wow. Oh, c'è senti qua. I capezzoli possono rivelare o meno la presenza di un'altra persona. Ho studiato fotografie di ragazzi che sospettavano delle loro partner e ho capito questo. Di solito nelle donne che tradiscono, i capezzoli puntano in direzioni diverse l'uno rispetto all'altro e rispecchiano un po' il movimento dei nostri occhi. Questo significa che se negli occhi si notano tic o movimenti strani, quasi sicuramente la persona sta tradendo il suo partner. Tira fuori i capezzoli, vediamo un attimo. Ah, eccoli qua. Ah, vediamo. Beh, sono strabici tu. Sono strabici. No, e voi, Paolo, se quando mostri i capezzoli c'è per caso una donna che li sta leccando, il tradimento è ancora più sicuro. Allora, attenzione, facciamogli una domanda piccante, Fabio, dammi una mano. Paolo, guardami negli occhi. Hai mai tradito tua moglie? No. No, non si muovono. Niente, non si muovono i capezzoli. Magari quanto ci vuole, perché non è che è istantaneo il movimento dei capezzoli. Magari si spostano dopo. Però se stai così, sai che stai così, fossi in te tutta la puntata. Tutta la vita. Posso dirti una cosa? Fabio, Fabio, tira sulla maglietta, Fabio. Fai dei capezzoli. Ma i capezzoli di Fabio sono dei chiodi. Sì, io ragazzi, cioè, ho questa protrusione capezzolare. Pippo, Pippo! Ma tu che sei fisico. Facci vedere i capezzoli. E la schiena va. Sulla destra. Ma non riesco. Non riesci, adesso non riesci. La maglia è troppo stretta. Allora, Marco, lui adesso veste aderente perché fa le flessioncine al mattino, allora veste aderente. Certo. Ma però posso dirvi una cosa? Ma guarda, basta tornare indietro di poche ore. Alza la maglietta, per favore. Cosa? Alza, alza la maglietta, fai vedere i capezzoli. Inquadra. Ok, stai fermo così. Pippo, ieri sera alla festa di compleanno di Rovazzi. Avresti voluto ficcare la ciolla in qualche bella Bernarda? Minchia, guarda che roba, guarda, hai i capezzoli che flaggano. Sai che sono puntati sulla Mecca, cazzo. C'è gente che sta pregando in quella direzione. No, perché no, ragazzi, perché io sono un vero uomo, quindi queste cose non le faccio. Linkato, dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso. Non mettere la sveglia presto. Evita direttamente di dormire. Bravo. Sì, uomo. Fai dritto. Se il parabrezza è congelato, non lo sbrinare. Guida alla cieca, che tanto la strada la sai. Infatti. Sì, uomo. Yeah. Metti a posto il garage domani. Ogni giorno. Sì, domani. Sì, uomo. So io. Rasati a zero, così puoi usare il phon solo per asciugarti le palle. Sì, uomo. Che bello. Compra un set di cacciaviti e poi continua ad avvitare tutto con la punta del coltello, sì, perché non c'hai voglia di prenderlo nel ripostiglio. È vero, cazzo. Sì, uomo. Fatti crescere la barba, così ci rimane sopra il sapore di f***a. Sì, Abre Magic. Sì, uomo. Che bello. Cerca gli occhiali per mezz'ora bestemmiando prima di accorgerti che li avevi in testa. Sì, uomo. Io sempre. Chiedi aiuto solo quando ormai è troppo tardi. Esatto. Sì, uomo. Non sapere mai che giorno è. Vero. Sì, uomo. Fissa il meccanico per tutto il tempo mentre ti aggiusta la macchina. Mamma, che sì, uomo. Sempre. In silenzio. La donna ideale deve somigliare a tuo padre. No, sì, uomo. No, come? Se tua moglie ti chiede di scaldarle i piedi, scorreggiaci sopra. No. Sì, uomo. Fatto, fatto. Quando rientri a casa ubriaco, non cercare di infilare le chiavi nella serratura. Appoggia la fronte alla porta e addormentati così. Io ieri. Sì, uomo. No. Sì. Invita i tuoi amici a cena per il tuo compleanno e poi non ci andare. Paolo. Sì, Paolo Noise. Sì, uomo.
Se hai una vita vuota, riempila di troie. Sì, uomo. Madonna mia, io ho conosciuto due persone che hanno organizzato. È una sorpresa, io non lo sapevo. Sì, ma pensa che la sorpresa ce l'hai fatta tu comunque. Ma non lo sapevo, non avrei mai fatto una roba del genere. Non lo sapevo. Ma cosa stai dicendo? Quella di Miami. Non sapevo che mi aveva fatto organizzare. Ma che cazzo dici? Non sei venuto, eri chiuso in camera, fatto come un cane. Ma che cazzo dici? Insolazione. Ah, è vero, si era bruciato le palpebre. Io ho conosciuto due persone nella mia vita che hanno organizzato delle mega feste e non hanno partecipato. Uno è Paolo Noyes, il suo compleanno, e l'altro è il miliardario che organizza feste sulla sua mega terrazza, invita 150 persone. C'era David Guetta che suonava e lui non è venuto. Sono già a buon punto. Mancano solo i soldi. Vabbè. C'ha ragione lui. Col tempo. Con calma, rilassa. Adesso facciamo guadagnare la radio con un po' di pubblicità. Poi noi vedremo. Un giorno vedremo. È arrivato l'aumento? No. Mi sono presentato in ufficio. Cari ascoltatori, è arrivato il vostro momento. Quello che vi farà giocare al Vinci che hai vinto. Mandate un messaggio al numero WhatsApp 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono. E il più veloce verrà massacrato da tutti noi. Noi siamo. Me l'ha fatta anche fuori onda, sono un po'. Ma perché c'è Heidi che lo chiede a Heidi? Chi, scusa? Heidi, cioè sì, lo chiede alla bambina sulla sedia, gli dice quanto l'hai pagata la sedia? No, non è vero? No, sai che ci sono quelli che doppiano i cartoni animati, no? E fanno le cazzate. Sì. Vabbè, basta. Mi fate fare gli auguri alla prozia Vittoria. Ma chi si cazzo chiama? È? Ma no, chi la cazzo, compie 105 anni. La prozia di un nostro ascoltatore. Amico, 105 anni, mandiamo la maglietta. Ma vadale un sudario a 105 anni. Sai che sono tutti i parenti lì che stanno dicendo dai, ma perché? Ma non campagna. È vero. Ma no, la sai che è la nemica dell'INPS. Ma, no, ma poi diciamo una cosa, signora, le radio sono finite. Lei ha fatto 101 e la madre mai. 102,5, adesso dopo 105 non c'è più niente dopo. Quindi, signora, non è vero, aspetta. Non c'è 108 e cazzi. No, hai ragione. 107 e Fagiani non c'è. Ma la vita degli esseri umani si sta allungando. Ma perché abbiamo mangiato troppi conservanti, secondo me. Guarda che dicono veramente, quello dopo la morte. Quelli che lavorano nei cimiteri dicono che i corpi non si dissolvono mai perché siamo pieni di conservanti. Anche le bare sono migliorate. Infatti questa è una cosa che non capisco, cioè perché ti fanno queste bare che ti conservano praticamente intatto per l'eternità? Che continui ad occupare spazio, a che scopo? Cioè, una volta io mi ricordo da bambino, giustamente mio nonno mi portò a vedere la bara scoperchiata, no? Perché si usava. Ma come giustamente? Bello, no. Giustamente. Io, ma non è giustamente, io non l'ho mai fatta questa esperienza. Sono stato lo zoo di Milano da bambino, però. No, andavo a vedere le bare scoperchiate. Allora, ma di chi poi? Questo suo collega batterista che era morto mi dice: dai, vieni con me, ti porto a vedere Pollino. Ma neanche un parente tuo, un altro. Così vedi che cos'è la morte. E mio nonno era un po' così. Ma studiato in antropologia. Il suo motto era amaselli tutti, no? E mi ricordo che questo tizio qua era morto da 10 anni, non c'aveva fratelli, e la roba l'ha fatta mio nonno. Hanno aperto e dentro non c'era praticamente più niente, c'erano 4 denti e un capello, no? Bello. Ed erano passati solo 10 anni. Fidati, mi è rimasto impresso. Musica e buon umore. Adesso invece apri le bari, quando vado con mio zio, adesso mio nonno non c'è più, vado con mio zio a vedere i morti. Che non conosco. Un'usanza familiare. Sì, è una tradizione. Senti Frankenstein, ma volevo chiedere. Adesso sono tutti intatti anche dopo 20 anni. No, non sono proprio intatti, perché la cheratina continua a prodursi per un lungo periodo, quindi hanno tutti i capelli lunghi e le unghie lunghe. Ma impressionante. Dai, perché c'è meno pelle, quindi sembrano più lunghi. A me la cosa che spaventa di più, infatti io dico sempre a mia moglie: dovessi crepare prima di te, spero, perché io non voglio soffrire. Anch'io. A vedere le persone che amo morire prima di me. Io spero che crepiate prima di me. Tu non ci vuoi bene. La mia paura più grossa è sempre stata quella di, perché succede, è successo più volte, di svegliarmi nella bara. Radio 105, la radio con le mani sui coglioni. No, vabbè, ma pensa che ansia. Minchia, io poi sono claustrofobico. Non è possibile, è successo. È successo di gente. Sì, ma nel 600. Ma che 600? Ma no, non è vero. La roba del. Allora, sai perché mettono il cartellino sull'alluce? Lo sai, no?
No, io sapevo perché si chiama becchino, perché mordeva l'aluce. Mordeva l'aluce per vedere, lo mettono, esatto, lì, è un simbolo quello, quello di mettere il coso sull'aluce. Ragazzi, ma voi cosa fate nel tempo libero? Perché comincio a credere che siate una setta. È il corso della vita, prima o poi muori. Capito, speriamo prima quella tu. Quella andava a vedere le barre scoperchiate. Non è che andava a vedere, mio nonno mi portava perché riteneva che fosse utile familiarizzare con la morte. Mamma mia, oh, che brutta persona che sei. Io? Sì, che cazzo. Va bene, comunque stavi dicendo dell'aluce. No, è la base anche un po' inquietante di Pippo. Se mettessi sotto una base più allegra. Buffa, metti una base buffa. Sì, una base buffa, parliamo della morte come una roba naturale, una cosa normale. Capita, capita. Senti qua, ecco. Allora, quando tu morirai, caro Paolo, diciamo prima di me e Fabio. Perché? Pochi secondi. No, giusto per avvisarvi che stiamo impattando. Ah, perché sei seduto in prima classe. Il mio sogno è... E io e Fabio in seconda. Io muoio per primo perché sto guidando. E sono quello che sentite urlare. Okay. Questa è l'unica forma di morte che posso accettare. Ma per caso si sentono anche i rumori di due motori di aereo? Che si spengono. Porca puttana. Noi a una serata. Guidi tu l'aereo. Porca merda. Sì. Vabbè, ma così ci sto. Cioè, sì. Così sarebbe bello, dai. Tutti insieme, no, no, sì. No, sì, tutti insieme, sì, ma in aereo no. L'aereo, morire in aereo mi mette in angoscia. Ma sì, dai, come i cosi, come si chiamavano? Ma no, è lungo. No, è la lungo. Band, quello lì di campagnoli americani che sono facciamo morti tutti così, insieme. Facciamo così, allora, ho deciso una cosa. Decidiamo il giorno della nostra dipartita. Ma anche no. Stai zitto, saliamo su un aereo e facciamo detonare l'aereo in volo. Siamo solo noi, però, un aereo piccolo. Cioè, allora, con la deflagrazione tu muori in un istante. Sì. Il fatto di essere cosciente che l'aereo sta precipitando, quello mi mette angoscia. Allora, io vorrei io voglio dormire con la fica di mia moglie. Scusate, ragazzi, così. Siamo persone di spettacolo, abbiamo sempre fatto intrattenimento. Ah, sì? Ne propongo una io. Prego. Allora, ci facciamo avvolgere enormi panini da hot dog. No? Facciamo un mega incendio, però incendiando, non so, qualcosa che alla gente sta sul cazzo. Sì, tipo l'ILVA. Tipo Flexman, no? Sì. Troviamo una roba tipo la sede. Gli autovelox. La sede di che cazzo fai? E ci buttiamo come enormi hot dog in mezzo la alle vecchia case. Sede di Equitalia, diamo un po' a quello. Senza dipendenti. Sì, senza. E ci buttiamo in mezzo ai server di Equitalia vestiti da hot dog giganti. Bello, mi piace. Cioè, moriamo da divinità, però ridanciose. Certo, ma io mi immaginavo una roba più buffa. Sì. Minchia, più buffa da hot dog giganti. No, io invece propongo questo. Ci vestiamo come quella squilibrata mentale che segui tu su Instagram, no, su TikTok. Sì. Quella che fa il balletto, quella vestita. Sonia Marac. Sì, quella vestita da pagliaccio. Esatto. Ci vestiamo da clown. Sì. Ci infiliamo una bomba in culo. Bello. E poi le facciamo detonare una alla volta. Bello. Sempre sta roba dell'ana, no, l'esplosione. Troppo sangue. Fabio, secondo me, dai. Noi dovremmo far svuotare il lago Trasimeno, lo facciamo riempire di purè e poi ci affondiamo dentro lentamente, tipo sabbie mobili. Così. Allora vedi, questa è una bella idea. È una bella idea. Allora facciamo esplodere il Turchino. Sì. Così avveriamo questo famoso sogno per liberare dallo smog la pianura padana. Ah, chiediamo agli ascoltatori come ci volete ma morti. No, Marco, ma anche no, cazzo. Ma anche no, Belì, ma facciamo il contest, come volete che muoia lo zoo? Tutti insieme, sarebbe la cosa più bella, no? Ma anche uno per volta, con un cecchino bravo. No. Però che lascia con la frazione di secondo. Oh, cazzo. Allora, scusa. Se andiamo in qualche paese dove ci sono in atto delle guerre pesanti, ci facciamo sparare su un muro, così. Ma no, ma è brutto. La Calabria, tu dici la Calabria. Sì, esatto. Scusa, Marco, ma quella macchina a stritolatrice di cui parlavamo ieri, quanto è bella quella. No, fa male per un attimo. Ma dai, ma è cruenta. Facciamo una roba sì diversa. Ma quando toccherà a te io riderò tantissimo. Allora, abbiamo diciamo il Sud Italia che è in crisi marcia, no? Leggevo che entro il 2080 la popolazione dell'Italia meridionale sarà dimezzata. Dobbiamo trovare qualcosa e i brambilla ridono che non ci sono più, ce n'è una sola. Ride tantissimo. Dovremmo inventarci qualcosa di epico nel Sud Italia per rilanciarla. Cioè la nostra tipo morte i fondi deve del PNRR. Sì. Allora noi ci facciamo fondere in mezzo allo stretto per fare i piloni del ponte. Sì. No, insieme allora agli altri cugini. Con la faccia al culo e il cazzo di fuori, così ci sto. No, allora facciamo un'enorme verme che si incula. Sai, noi ci inculiamo? Aspetta, c'ho un'idea. C'ho un'idea, perché non ci facciamo trasformare in bruco mela per Gardaland? Bello! Ci mettono con la resina? Sì, con la resina. Ci coprono di resina con le facce così e tutti i bambini saranno sul nostro corpo per passare dentro la mela. Voglio essere chiuso in un sarcofago sotto una piramide. Ma fa cosa? Però col buco per gli occhi. A Foggia non ci sono le piramidi. La piramide della piana di Foggia. Non ci sono piramidi. Ci saranno? Però abbiamo Giulia da Livorno che vuole giocare con noi, quindi mettiamo la sigla e giochiamo allo squiz.
deficienze. Inizia il gioco di gioco. Spendilo! A noi ci piace così. Spendilo! Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Vinci che hai vinto, segui il tuo istinto. Vinci che hai vinto, il gioco è bello spinto. Scusate. Speaker professionista. Ma scusa, ma c'è la luce rossa accesa. Ma vai a Publi, si spegne il microfono. Ma detto 36, ma chi si immagina che tu rutti? Ma sono girato a prendere il foglio, sto digerendo la sorsata d'acqua. Ma può accadere qua. Ma chi è che digerisce l'acqua? Chi? Guarda che io bevo dell'acqua pesantissima. Ma c'è la luce rossa accesa. Ma Marco, ero girato. Allora, scusate, volevamo chiedere scusa al signor Achille Carrefour. Non è stato disguido. È stato un incidente, signor Carrefour. Il ruggito dello zoo. Il ruggito del Carrefour. Allora, ci chiedono: dirottate un aereo pieno di quei paperoni di merda e fate l'11 settembre sul Vaticano. Però vedi, questa è una bella idea. Noi dovremmo catturare tutti quelli che sono i cattivi di questo pianeta. Al primo posto, Schwab. Lo voglio proprio seduto sul sedile. Si fissate questo. Mi sta sul cazzo, lo odio. È Hitler 2.0. Ma lo odio. La bagna è una persona bellissima. Ma va, è un figlio di puttana, lo odio. Allora prendiamo tutta sta brutta gente qua, li carichiamo sull'aereo, guidiamo noi, lo schiantiamo contro qualcosa. Ma scopiamoceli. Ma no, dobbiamo morire solo noi, gli innocenti vanno. No, invece pensa Fabio, sui giornali: lo zoo di 105 ammazza il male del mondo, salva il pianeta Terra. Ma chi decide cos'è il bene e cos'è il male? La vita. Rimane allora, vivo solo Noyes. Bill Gates, merda, quindi lui subito. Ma non puoi decidere, perché sì, magari lui è una merda come imprenditore, ma magari un padre meraviglioso. No, ma vai, è un figlio di puttana. È un bravo giocatore di golf. Bill Gates, uno. Poi prendiamo Klaus Schwab. Donald Trump. No, tua dai, madre. Rotto il cazzo, ma vai a fanculo. È un vecchio storpio. Ma vai a caga numero uno del mondo. Ah, lo amo. È un coglione. Adesso vedrai, figlio Silvestre di puttana. Silvestre Stallone. No, poverino. Volevo dare un nome che creasse sconcerto. Ma è una brava persona. Ma chi lo sa? Chi lo sa? Ma cosa magari è un merda. No. Joe Biden, che ha rovinato il pianeta Terra negli ultimi 4 anni. Ma non faremo mai in tempo. Vai. No. Poi, aspetta. Dai. Nada, c'è ancora Nada. La Soros. Nada. Soros. Poi. Soros è una brava persona. Tutta la famiglia Bilderberg che mi stanno sul cazzo, figli della merda. Bilderberg. Poi come si chiama il Marco, CEO? Marco, guarda che di... questi qua sono tutti amici tuoi. Ma tua madre? Ma sì, no, sono le persone a cui vorresti assomigliare. No, cioè, tua mamma vorrebbe assomigliare. Tu frequenti miliardari perché un giorno vorresti diventare come loro. Ma assolutamente sei no. Tu io che vorrei vai a casa di Arnaud. No, io vorrei diventare ricchissimo per poterli così trarre in inganno, venire sul mio aereo e ucciderli. Ma scusa, quando sei andato a casa lì del tizio super miliardario che ma della è colpa casa di è colpa di Rovazzi. Sì, però, lui. No, però non ci hai messo una bombetta dentro. Cioè, era l'occasione giusta per mettere la bombetta. Ma scusa, ma il proprietario di Louis Vuitton che male ha fatto, quello cosa c'è? È ricco, miliardario, merda. Ma non è che tu, no, non è così, merda, no, merda. No. Bombetta. Sono quelli ricchi che fanno finta di essere di sinistra. Però come in Fabio realtà... Lisei, che c'ha 5 case e fa il comunista. Quattro, scusa. Una intestata a mia moglie. Sentiamo Giulia da Livorno che cosa propone per la nostra morte. Attenzione, sigla, vai. Grazie. Andiamo, vai. È già in linea. Vabbè. Stava spegnendo però il microfono. Stavo spegnendo il microfono, guarda. Ciao ragazzi. Ciao, senti Giulia, come ci vorresti morti tu? Eh? Cioè, una roba eclatante, una morte eclatante, dai. Deve essere, dai Giulia, una morte eclatante. Eclatante? Sì, sì. Beh, un aereo diretto per Miami. Ma vai a fare il scusa! Me è eclatante. Pezza di merda! No. Senti, che lavoro fai, biscottina? Dai, è eclatante tutti insieme. Che lavoro fai, biscottina? Io faccio l'atleta. L'atleta? Ah, perché ti pagano? E che cosa atleti, sì? Scusa? Cosa atleti? Atletica leggera. Ah, quindi tipo? Sei fisicata. Algo Mirko. Vedi Algo quando Mirko. È figa. Però... Vedi come siamo. Hanno ragione a dire che siamo questo dei maschilisti. Questo è il mondo reale. Però, no. Scusa. Svegliati. Siamo dei maschilisti schifosi. Sveglia, questo mio è il mondo reale. Esci da madre. Però scusa Marco, atletica leggera vuol dire che se tipo fa salti in alto è tutta pennellona, magra. Cioè non hai detto dipende allora, dalla, se fa lancio del peso sì. Magari cazzo tutta ai piedi devastati allora dalle dacci il tuo Instagram prima di giocare, dai, così almeno cerchiamo di farti salire Giulia. Un po' di Giulia.aprile Giulia. Ah, cioè tu cambi ogni mese cambi il profilo. No, cretino. No. Allora Giulia.aprile, eccola qua. Ma io avrei letto aprile, tra l'altro. Allora aspetta
Giulia, non apri le... Non ci segui, non ci segui, brutta persona, non ci segui. Beh, ovvio. No, non ci segui adesso. Hai 3242 follower, giusto? Vediamo un po' come atletizza. Allora, vediamo, eh. Beh, bellissima ragazza. Ah, gli piace, eh. Gli piace cosa? Gli piace, quello scuro? Mezzo fondista, eh. Ah, c'è il fidanzato, Dark, brava. Gli piace la cioccolata, eh. Anche lui è atleta? Anche lui, sì. Che specialità lui fa? Salto in lungo! Un mezzo. Salto con l'asta! Va bene, dai, la mia non fa salto con l'asta, mi dispiace. Ma senti, dai, toglici sta curiosità, perché se ne parla tanto. Sì. Ma è vero che ce l'hanno più grosso di tanto? Cioè, che proprio fucile. Sì. Sì, ah! Ragazzi, c'è un detto in America che dice: once you go black, you never come back. Ed è la verità, è la pura verità. Ve lo dico io che ho provato. Ah, però non sa nuotare. Cosa? Sa nuotare, sa anche nuotare. Tutto sa fare. Si è anche cazzo. Comunque, Giulia.aprile, seguitela su Instagram. Diamole una mano a crescere. Giulia. Ah vabbè, aprile. No, aprile. Aprile, Marco, guarda il fidanzato. Giulia, aprile. Allora, Giulia, ti do la possibilità di vincere un atletissimo Fumagazzi che, tra parentesi, in questo momento, ve lo dico dopo perché devo prendere il telefono, c'ho voi. Vabbè. Attenzione, leggilo tu sulla chat di Fumagazzi dove sono alla fiera dell'oro di Valenza. Ma un cazzo. Ma figa, cazzo, Fumagazzi siamo noi, cazzo. Importantissimo, per favore, riuscite a dire in diretta che da domani a martedì Fumagazzi esporrà a Vicenza Oro? È una cosa importante. Esposizione per addetti ai lavori e non solo. Cazzo. Attenzione, quale fra questi Anastasio regge meglio l'alcol? A. Anastasio Lotti. Ma chi è questa gente? È il mese dell'Anastasio. Sì, B. Anastasio Bergonzoni. C. Concentrati. Mm-hmm. Anastasio Rattabuoi. Io un'idea ce l'ho, Allora, www.notecazo.com. Mm-hmm. Risposta B. B, bravi, bravissima, era lui. Anastasio Bergonzoni. Famosissimo per aver scritto il libro. Lei. Attenzione, questa è una domanda che riguarda la religione. Secondo la religione induista, qual è la forma di reincarnazione più alta nella quale aspirare dopo la morte? Bene. Sì. Ecco la domanda di stamattina. Il pensile alle spalle del ginecologo della Leotta. Cioè, lì fermo, bellissimo, immobile, imperituro. B. Il naso di lapo. Non si dice quale. Mica un lapo. Ti diverti proprio. C. Il cazzo di Stefano Di Martino. Sai che sono incerto in questo momento. Che miseria. www.fumagazzi.it. Direi la C. La C. Il cazzo di Stefano Di Martino. Vediamo l'immagine. Sì, abbiamo una diapositiva. È di una democrazia quell'uccello, ragazzi. Mamma mia. Come che ci bel vede cazzo. Bene. Che bel cazzo che deve avere. Attenzione, quale di questi riadattamenti porno ha vinto il premio Mano sul cazzo 2023? A. Heidi S. No, dai, AIDS, ma ancora no. Heidi S, no. Heidi S, no. C'è la pausa in mezzo. Sì. B. Harry Potter e la cagna da tartufo. C. Capitano Americazzo. Non sono spremuti tantissimo. Neanche sta grande fantasia. www.supermshop.com. Direi sempre la C. La C, Capitano Americazzo. Un sito del quale purtroppo tu non hai bisogno. E pensa che il cazzo di Capitano Americazzo è di Stefano De Martino. Sì, può darsi. Ultima domanda: potresti portarti a casa il dipinto di... Nel 1986 venne pubblicata una ricerca scientifica alquanto curiosa che asseriva cosa? A. Le gazze rubano ma solo perché costrette dalle volpi aguzzine. C'è da fare una peer review di questa ricerca. B. Il clitoride è un mini uccello. Quello è vero. Ma che questo potrebbe essere vero? Questa è vera, sì. Ma no. C. Cecina non esiste, nessuno è mai stato a Cecina. Io sono andato in campeggio io. Ma dai, ma com'è possibile che sei stato in campeggio? www.notecazo.com. B. Bravissima. Scusa Giulia, tu che sei di Livorno, sei stata mai a Cecina? No, mai. Non esiste Cecina. No. Allora io dove sono andato? Ma t'hanno truffato, Fabio. T'hanno truffato. Cosa? Passo con la macchina, ma non mi ispira, quindi non ci vado.
Però, sì. Scusa, sì. Posso chiedergli una cosa? Perché lei ha detto di essere atleta professionista, quindi viene pagata per essere un atleta. Tu aspiri a prendere qualche medaglia? Ci rappresenterai all'Olimpiadi? Ma magari. Ci sto provando. Nel frattempo, lei si allena con l'asta del fidanzato per fare degli esercizi. Ma senti, Giulia, scusa, come funziona? Diciamo, l'atleta italiano più forte in questa specialità va poi alle Olimpiadi, giusto? Ci sono. Data. Standard di partecipazione, quindi eventuali tempi o misure che uno perché noi per aiutarti potremmo far fuori tutti quelli più bravi di te e alla ma fine no, devi andare Fabio, non funziona così, le azzoppiamo un pochino, potrebbe essere un'idea, stacchiamo i pollici. Comunque Giulia.aprile, seguitela su Instagram, così ci aiutiamo a vicenda. È bella questa cosa, ma che cresce la famiglia, diventano tutti. È bello avere degli ascoltatori così straordinari. È vero, sì. Non soltanto gente come te, ma guarda comunque che come me. Sì? Io vi ascolto sempre, vi ascolto amore. Sempre perché nel mio viaggio per andare a allenarmi voi siete sempre in diretta, quindi grazie per la compagnia. Grazie a te per aver scelto dei ciarlatani come noi e non quella cacata di RDS che mette musica orribile. Secondo me va premiata. Va premiata. E poi pensa che bello se lei, non so, partecipasse a una gara e avesse al polso il bello orologio nostro sportivo. Ne vuoi uno sportivo? Magari di gomma, te ne diamo uno speciale. Adesso non so quale, ma deciderà la famiglia dei Fumagazzers. E oltretutto, guarda, aggiungo al premio il calco del cazzo di Stefano De Martino. Non credo gli serva. Vabbè, ma te lo mandiamo lo stesso, non importa. Abbiamo dei calchi col login di Radio 105. Ma però forse De Martino. Anche secondo me. Allora ti mandiamo un orologio Fumagazzi, ti auguriamo di vincere tutto e diventare la più grande campionessa. Brava. E niente, salutaci il tuo fidanzato e buona chiavata, insomma, ecco. Questa è la radio che sognavo da bambino. Ma RTL, secondo te, queste cose le buona possono dire? Buona chiamata a tutti. Saresti l'orgoglio di Costanzo, pace all'anima sua. Pace all'anima sua. Consigli per gli acquisti. Vabbè. Ciao tesoro, ciao Giulia. Ciao, un bacio. Giulia. Brava Giulia. Ciao, brava Giulia. Segui il tuo istinto. Mettiamo brava Giulia, una canzone di Vasco. Bello, cazzo, comunque gli ascoltatori hanno delle idee devastanti sulla nostra morte. Allora, vi fate le gare dei fuochi d'artificio che quando esplodono fanno il disegno delle vostre facce. Poi tornate giù tutti a pezzi per creare il massimo disagio. Che cazzo sei Gandalf? Questa idea. Vi fate trasformare in statua da mettere sul ponte che collega Siracusa al centro storico. Questo è bellissimo, Ortigia, stupendo. Tra l'altro un posto magnifico. Poi, vedi, dirottate un aereo pieno di quei paperoni di merda. Questa roba, dai, con le vittime, su. Zitto. Morirete tutti inculati tra di voi a Trenino mentre il vero Remo Giramella gira un video. Bellissimo. Questa è forse bella. Un po' distopica. Sì. Bella però, una morte sul set di un film porno. Questa persona dovrebbe smettere con la Bex per sempre. Cioè. Sì, possono anche smettere di augurarci di essere posseduti analmente da qualsiasi cosa. Sì, perché la tematica centrale deve essere. Ma è il sogno. Allora, l'ascoltatore. Il sogno di chi? L'ascoltatore è come il cliente, ha sempre ragione. No? Ascoltatore, se decide che la tua morte deve essere te inculato a sangue, è così. L'udienza è tolta, è così deciso, basta. Quindi non vedi l'ora della tua morte. Io no. Anche se dovesse, lui rimarrà immortale. Certo. Quelli che fanno musica, arte, rimangono immortali per sempre, per sempre. Solo noi abbiamo scelto di fare porcate e non ci ricorderà nessuno. Ma rimarranno. Sì, nei tribunali. Ma sì, chi se ne frega. Abbiamo vinto però, hai visto? Abbiamo vinto. Una causa l'abbiamo vinta. Siamo primi. Sì. Quella là. No, è andata in prescrizione. Non abbiamo vinto. No, l'ho pubblicato, cazzo. Ah, no, è la vero, sentenza. Sì, non c'è. Abbiamo vinto. Non abbiamo luogo vinto. A procedere. Guarda, senti qua. Letto l'articolo 530 CO2CPP assolve Mazzoli Marco, Donatello, Borghini Fabio, Nocito Federico, neanche Maria. Paolo, Luca Alba Oreste. Alba Luca Oreste dal reato loro ha scritto per non aver commesso il fatto che invece avevamo commesso. Suki, my friend. Se potessi dirvi chi ci ha denunciato, no, questa roba, non lo farò mai. Ma questa è la roba più squallida del mondo. Assurda, perché no, è una roba, uno dice: ah, sarà sicuramente la giornalista. No. No, però per osmosi siamo stati in uno dei più grandi film della storia. Sì. Per osmosi sì. Vabbè, sì, è vero. Abbiamo un grado di separazione da un personaggio dello spazio. Basta.
Basta. Va bene così. Sì. A proposito di personaggi che arrivano dallo spazio, sai, mille dubbi, c'è stato l'avvistamento, la cagata che hanno raccontato. Anch'io che sono, diciamo, complottista, quando ho visto la roba degli alieni a Miami, ho detto: mandate a cagare. Che stronzata! La cagata pazzesca. Ma poi l'unica immagine di questo presunto alieno di 3 metri era un'immagine sfocata da un balcone. In realtà, poi, se zoomavi bene, guardavi, erano 3 persone che camminavano. Il tizio che ha fatto il video ha semplicemente blurato l'immagine per dare l'apparenza di questo essere, ma non c'è stato niente, non c'erano gli alieni. Non c'era bisogno di spiegarlo, Marco. La tua amica pazza invece era su Ocean Drive ieri, non dico il nome, e c'è un mercatino su Ocean Drive, sai che è una delle vie più importanti, no? C'era un mercatino e c'erano un po' di persone che mangiavano. Lei andava in giro col telefonino a dire che questo era un raduno per invitare gli alieni, ma non era vero. A mangiare. Comunque c'è un alieno sulla Terra, ragazzi. Sì. Purtroppo esiste. Wender ha la conferma. Abbiamo tutti i documenti che provano che Ennio è reale. Non è Fabio, non è Paolo, non sono io. È un personaggio vero e ci colleghiamo con lui perché c'è una novità. Prego, Pipuzzo, andiamo, vai. Dove abita Ennio? Siamo a Reggio Emilia. Qui, in questa zona, vive un vecchio contadino con le sue vacche. Si chiama Ennio. Sappiamo veramente poco di lui. Sappiamo che ha un campo dove coltiva il frumento. Ha una Panda degli anni 80 color marrone, un trattore blu e un fucile. Da circa 3 anni siamo alla ricerca del suo indirizzo. Ma il vecchio bifolco contadino maledetto non ce lo vuole fornire. Ma tranquilli, perché Wender e Johnny non mollano e andranno alla ricerca del campo di Ennio anche quest'anno. In questa puntata, per farsi dare l'indirizzo, gli faranno credere di aver vinto il primo premio della lotteria di Codroipo. Ma... buona visione, anche se siamo in radio. Codroipo poi. Pronto, signor Ennio, buongiorno! Lei ha vinto il primo premio della lotteria rionale di Codroipo! Allora, ha vinto 14 prosciutti crudi! Puttana la! Libera con puttana la! 14 prosciutti! Sì! Ha vinto anche un tacchino vivo! Bellissimo! Un tacchino! Sì, sì! Se lo sapevo non ammazzavo il mio. Ma ne ha un altro adesso, ne arriverà un altro. No, ma lo ammazzavo la cosa che va la puntata. Senta, ma col tacchino lei perché l'ha accoppato, ecco, l'animale? Come mai? Cosa fa? Ma ti la metto, saltava la mattina, mi dava fastidio, brucia. No. Ma scusi, com'è che rompeva le balle sto tacchino? C'è un becco! Tutte le ore! Ma attenzione, adesso il terzo premio che lei ha vinto, si regga forte, ha vinto un buono da 200 da... 200! Da spendere da Sephora! Sephora! Sì. Sephora non lo conosco mica! È quello negozio che vende i cosmetici, i profumi, la schiuma da barba da uomo. Ma non ne faccio mica, ma non lo faccio mica, non mi devo mica truccare. No, ma lei no, cos'ha? La barba è senza barba? Ma la faccio col sapone dalle mani, ma lei ha al tinello o al lavandino? Faccio il secchio, mi faccio la barba, nel secchio. Allora senta, signor Ennio, allora, per fare in fretta, per non portarle via troppo tempo, le passo il notaio Bartolomeo Pioneer. Chi è? Bartolomeo Pioneer. Bartolomeo. Attendi in linea, ragazzo, perché tra pochi secondi parlerai con Bartolomeo Pioneer. Esattamente tra 5, 4, 2, 2, 3, Bartolomeo, 2, 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 2
Ehi, forza! Chi sei? Pronto, salve, sono Bartolomeo Pioneer. C'ho una voce prorompente, lo so. Hai preso, prendolo. Sono tedesco. Allora senta, io le devo mandare tutti i premi, i premi che ha vinto, più un cesto di Burstel. Pensi che riescano ad alzare l'ala destra e dire glu 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 glu? Allora le passo lo spedizionario, così confermiamo il tutto, va bene? L'indirizzo. Pronto! Sono sul furgone con i tacchi. Ti voleva baciare con le mie mani. Ecco, ti voleva baciare come il cacchino. Ti tiravo il collo, brutta merda. Se mi dai l'indirizzo, io ti vengo lì. Ti vengo a attaccare, io ti trovo io. Agnello, ti trovo io. No, se mi dai l'indirizzo, vengo lì io, così mi puoi picchiare. Tu mamma, vengo lì, ti trovo io, se ti do il collo come il cacchino. Bastardo, devo andare. Devo andare che sto lavorando. Brutta merda, mi fai perdere tempo. Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio? Perché si innervosisce con sta voce? Mamma mia. Ormai è guerra aperta. Perché è un collerico, gli dà fastidio. Ma è una merda, ha tirato il collo al tacchino perché gli faceva glu 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 glu. È quello che fa il tacchino, scusa. Cazzo lo prendi a fare? Appunto, dico io. Prendi un gorilla che fa No, prendi un delfino che fa bri bri. Lo ammazzi? No, lo ammazzi il delfino. Prendi uno squalo che fa solo tu. Sì, col contrabbasso. Cari americani, ma cosa vi lamentate a fare del meteo che c'è a Miami? Anche se sta piovendo tutti i giorni, avete almeno una temperatura di 25 gradi. Minchia, sapete solo lamentarvi. È vero. A Milano ci sono 0 gradi e sono tutti felici. Tornate in Italia, dai! Noi siamo almeno c'è il sole o... Sì, oggi è una bella giornata. Oggi è una bella giornata. Quello che riesco a vedere con gli occhi socchiusi dall'alto. Allora, però... vai in spiaggia tu. Comunque, ragazzi, noi spesso facciamo battute. Sai quelle battute che si fanno da... No, ma battute tipo, sai, il napoletano, ruba l'orologio. Luoghi comuni del cazzo. Io invece devo dire che i napoletani sono dei geni. Allora, gli spacciatori a Napoli hanno trovato un escamotage per trasportare la droga senza essere sgamati. Ma fatto in maniera veramente rigorosa. Hanno creato un'ambulanza, hanno preso un'ambulanza vera. Tipo i Ghostbusters. Con l'infermiere, vestito proprio da infermiere con la mascherina e tutto. E quindi loro dicevano: chi cazzo ferma un'ambulanza? Cioè, hanno preso un'ambulanza vera. E quindi trasportavano la droga serenamente. Nessuno avrebbe mai il coraggio di fermare un'ambulanza, magari a sirene spianate, capito? Infatti il pezzo di merda è quello che se l'è cantata. Insomma, non è legale fare questa cosa. Però è geniale. Il genio va premiato. Però, ragazzi, non funziona così. Scusate, sapete che io ho un passato criminale. Un passato criminale. Non ho un passato criminale? Allora forse non abbiamo chiacchierato abbastanza. In ogni caso, il modo più facile per nascondere una cosa illegale è lasciarla in bella vista. Ad esempio, se tu
se tu guidi un furgoncino fatto di cocaina, nessuno se ne accorgerà mai. Completamente costruito, sì, tipo perché Lego? La gente ti viene passare e dice: cazzo, guarda quel furgoncino, sembra fatto di cocaina. La coca mobile. Allora, dalla piccola truffina, che può essere quella di infiltrarsi in una festa privata, un matrimonio, no? Ti insegnano i delinquenti che devi entrare convinto di essere, certo, il padrone di casa. Cioè, quando li vedi, no, nei film, quando l'attore deve entrare in una banca per andare a sgominare, a beccare quello che... entrano come la nonchalance. Com'è che si chiama lui? Notar Bartolo, il famoso criminale che abbiamo anche ospitato. Cioè, lui si atteggiava da persona che apparteneva a quel luogo e quindi non desti sospetto. Infatti, 10 anni io non sono mai stato assunto dalla radio. Come? Cioè, in realtà voi pensate che sono vostro collega. Sì, ma non è vero. Ti sei infilato un giorno. Ma ce l'ha Paolo Noi. Ma chi è Paolo Noi? A me adesso dicono: ma chi è? Cioè, in realtà faccio un altro lavoro per mantenermi, ma vengo in radio alle 2. Ah, ok. Mi lanto di essere assunto. Ti sei imposto, diciamo. Sì, sì, sì. Ci ha creduto tanto. La roba bella è che la cocaina partiva dal Sud America insommergibile, sotto l'acqua. Finti insommergibili, perché erano in realtà macchine vere. No, sì. No. Ma per esempio, se tu prendi quel bellissimo documentario che racconta la storia di come è nata Miami negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, loro a un certo punto, per trasportare la droga, cosa facevano? Avevano preso una serie di carri attrezzi, riempivano i bauli delle macchine che fingevano di portare via, certo, e quindi nessuno fermerebbe mai un carro attrezzi pensando che nel baule della macchina c'è dentro una quintalata di droga. Era genialità. Ha ragione Paolo, vanno premiati. Sì, però per il problema è che quello che guidava il carro attrezzi c'aveva la chianca qua sul baffo e il sangue dal naso dall'altra parte. Sì, sono le facce, hai ragione. È quello che guida il carro attrezzi che secondo me, cioè, se tipo è un friulano di 22 anni, se uno con i baffoni. Non vorrei dire tanto, però ci sono tanti Glovers a Milano. Un po' troppi rispetto ai ristoranti. Sì. Diciamo, la fame alle 4 di mattina non ce l'hanno in tanti. E arrivano tutti. Eccolo qua. Ecco. Ho portato la pizza. La pizza alle 4 di mattina. Vabbè, ragazzi. Mi ricordo un caseggiato dove avevano messo, sai, quei tubi a pressione che ci sono nei negozi della Nike, no? Che arrivano giù le scarpe. C'era tutto il caseggiato con questo tubo, tu volevi una pezzata, tipo faceva. Due colpi. Ragazzi, l'unico modo per fermare lo spaccio della droga è quello di renderla legale. La gente si stufa. Quando una roba è legale, la gente si stufa. In Svizzera nessuno va a puttane. È legale, no? La prostituzione. Però è una roba che non è che fai: oh, vado a puttane, oh, mi faccio una riga. No, perché è normale. Quindi la normalità. Pensa, per loro la roba più eclatante è quella di andare a fare la fila all'INPS, capito? Cioè, quella roba lì. Infatti, un giorno in Italia sarà: pago le tasse! Pago le tasse, ma cosa faccio se ti vedono? Un giorno lontano, ci colleghiamo con Filmotti e Seriotte. Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Accidenti. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza. Lord Vader, la morte nera è pronta a fare fuoco sulla terra. No, restringete il campo. Colpiremo le marche, così imparerà il significato del lato oscuro della forza. Agli ordini, Lord Vader. Punto su Urbino. No. Spostatevi di 30 gradi a sud-ovest. Macerata? Un pochino più a nord. Come? Recanati? Ancora un pochino più su. Falconara Marittima? Troppo! Un pelino più a destra. Agli ordini, Lord Vader. Ecco, fermatevi e fate fuoco appena pronti. Eseguo, Lord Vader. Ammazzateli tutti. L'impero colpisce Ancona. Ma no! Va
Guarda, Larry, siamo a Miami. La fica, il mare, le moto d'acqua. Sarà un weekend da paura. Sì, Richard, ma non mi sento benissimo. Mi trema una mano e mi fanno male le dita. Guarda, non riesco a tenerla ferma. Beh, usala con qualche ragazza, no? La farai impazzire con quel tremolio, vecchio Tesmed. No, non fare lo scemo, mi sento male. Mi tremano anche le gambe. Chiama un dottore. Allora, Doc, come sta il mio amico? Ho una notizia buona e una cattiva, ragazzi. Quella cattiva è che Larry ha riscontrato una malattia rarissima che lo farà soffrire. Quella buona, però, è che durerà solo 3 giorni. Cazzo, mi dispiace che ti sei giocato il weekend, Larry. Cose che capitano, Richard. Divertiti anche per me. Ci puoi giurare, fratello. Qua la mano. Qua. No, qua. Qua. Mancato. Dai, battici. Dai, mi stai prendendo per il culo, Richard, non ci riesco. No, voglio battere un 5. Aspetta, ti tengo fermo io. Divertiti, Ci puoi giurare, fratello. Weekend con il morbo. No. No. Che cazzo. Corpo a banco. Ci rincontriamo, Jack Sparrow. Abbiamo un conto in sospeso, Barbosa. Se alludi all'altra sera, non avevo dobloni con me. Fosse solo l'altra sera. È un mese che vai a scrocco. Ma tu cosa c'entri? Al massimo devo dei dobloni a Davy Jones. Ecco, lo sai che quando lo nomini arriva subito. Eccovi qui. Basta. Allora chi mi paga il conto? Basta. Quindi anche tu, Sparrow, devi dei dobloni a Davy Jones. Io ho preso solo 2 grammate. Tu invece, sono settimane che vai a scrocco e non hai neanche la siga per il Puccino. I pippati dei Caraibi. Filmotti e seriotte. Che cagata. Ragazzi, siamo arrivati alla fine. Devo smettere di bere sta roba al ginger e il lemon. Sì. No, più che altro che mi dà una botta di adrenalina subito. All'inizio, adesso c'ho un down proprio. Vabbè, è così. Sdraiamoci sul divano e facciamoci le coccole, dai. Che cazzo di bevanda stai bevendo? Come potresti mai dir di no a un uomo con una voce così sensuale? Approccio, mate, cosa stai bevendo? Dai, vieni qui. Fammi 2 coccole. Red Bull ti mette le anal. Se chiudi gli occhi, ascolta la mia voce. Red Bull sta bevendo. Red Balls. Sì. Vieni qua, caro Paolo. Non hai voglia di sentire. Allora, chiudi gli occhi. Mm-hmm. Immagina. Cosa? Io su di te, petto nudo, che ti guardo e cerco di baciarti mentre ti stringo forte. Ma saltello, però. No, dovresti avere i capelli più lunghi, però. Che mi piace. Bionda su bionda. Bionda, ti vorrei bionda, però col caschetto della Carrà. Minchia, così. Ci arrivo, ci arrivo. Ci arrivi? Ci arrivi. Sì, ma solo lì. Vabbè, il mallet. Cresce. Quando avrò sulle spalle. Ma. Sulle spalle. Ma. Ci arrivo. Sembrerai Martin. Sì, ma. I capelli lunghi fino alle spalle voglio. Ma solo dietro? Sì, solo dietro. Sì, ma. Sì. Codone da coniglione. È la cosa grave. La cosa grave, scusami, sai qual è? Che la moglie lo guarderà e dirà: mamma, come sei bello, tirandomi i capelli mentre glielo succhio. Non c'ha il cazzo tua moglie. Adesso tutto lui sa.